Ciao a tutti, sono Marco Cassini, siamo qua in questo bellissimo posto, la chiesa di Santa Maria degli Angeli di Apricale e abbiamo deciso di rappresentare con un gruppo di amici i 250 anni della salita di Cosimo, barone di Rondò, sull'albero. La vicenda si svolge sul sacrato della chiesa perché abbiamo individuato tre bellissimi olmi che sono secolari, per cui al tempo in cui è ambientato il romanzo, cioè il 15 giugno 1767, a mezzogiorno lui salì sull'albero e noi a mezzogiorno ci troviamo qua con la tavola apparecchiata per assistere a questa commemorazione. E io interpreto Gian dei Brughi, un altro personaggio del romanzo, ma soprattutto vogliamo celebrare anche Italo Calvino e il suo amore per il Ponente, in quanto Italo Calvino ambienta il suo romanzo più famoso, più tradotto, più conosciuto, credo anche più amato da giovani e anziani, dove c'era la contea di Ombrosa. E qua abbiamo la fortuna anche di essere vicino al torrente Merdanzo, che viene citato da Calvino, dove è il luogo dove Cosimo di Rondò, barone rampante, andava a fare i suoi bisogni. E questa celebrazione l'abbiamo già fatta con Nico Rengo e Libereso Guglielmi nel 2008, appunto quando fu rivenuto un ontano secolare e decidemmo che poteva essere quello il lontano del barone rampante. Ciao, sono Anna Maria e faccio parte del vecchio gruppo che nel 2007, già nel Merdanzo, ha curato già una piccola performance interpretando, diciamo, tutto il libro di Italo Calvino sul Barone Rampante. Allora, io sono Simone Caridi e vengo da Sanremo. Proprio per questa rievocazione, per dare importanza a questi 250 anni che Cosimo Pio Vasco di Rondò è salito sull'albero, il famoso barone rampante. E mi ha fatto molto piacere che mi abbia invitato qui. Io sono qua per fare le riprese, per fare un piccolo documentario su questa cosa. È una lettura da bambino, anche se non piccolissimo, perché ero già abbastanza grande quando hanno scritto il libro. Alfredo, una rievocazione storica. Sì, sono già arrivati i primi turisti, sono di varie nazionalità, che arrivano anche dall'oltreoceano. Inizia tutta la stagione estiva, piena di gente, di movimento, aspettando il teatro della tosse. Ciao, ciao.